Sicuramente molte volte ti sei chiesto come puoi aumentare la tua autostima e sentirti meglio con te stesso. E in fondo la teoria è molto facile, ma quello che di solito ci costa molto di più è metterla in pratica e aumentare l'autostima. Ecco perché oggi vedremo 7 consigli sotto forma di abitudini che ti aiuteranno ad aumentare la tua autostima in modo facile e veloce. Che ne pensi? Io sono Veronica e ti do il benvenuto su questo canale. Cominciamo. 1. Dialogo interno positivo. Ti sei mai fermato a pensare a come parli con te stesso? Hai notato se lo fai con rispetto, riconoscimento, amore, sostegno? O per il contrario ti dici cose come quanto sono sciocco, quanto sono brutta o brutto, eccetera. La maggior parte delle volte parliamo con noi stessi molto male e non ci rendiamo conto di come quel linguaggio influenza la nostra autostima. Parla con te stesso altrettanto bene come parli con gli altri. Parla con te stesso come parleresti con un tuo amico. Questo spiegherà inconsciamente alla tua mente che ti ami. 2. Connettiti con le tue emozioni. Ascoltare le proprie esigenze emotive è molto importante. Tendiamo a cancellare ciò che sentiamo o minimizzare senza dargli spazio, perché non siamo consapevoli di ciò che quell'inibizione ci colpisce. Ma in realtà non ascoltare le proprie emozioni significa non prendere in considerazione se stessi. E non prendere in considerazione se stessi si traduce in una diminuzione della propria autostima. Comincia ad ascoltare quello che senti e dagli un posto nella tua vita e nel tuo cuore. 3. Sii fedele a te stesso. Quante volte ti sei tradito nella tua vita? Ogni volta che metti i bisogni degli altri prima dei tuoi, ti stai tradendo. Ogni volta che gli altri scelgono per te e tu accetti anche se non sei d'accordo e stai tradendo te stesso. E ogni volta che non prendi in considerazione i tuoi desideri e i tuoi bisogni, mi dispiace tanto dirti questo, ma stai tradendo te stesso. Comincia ad ascoltarti e a essere fedele a te stesso. La tua autostima ti ringrazierà enormemente. 4. Permettiti di essere te stesso. Ti è mai capitato che nel tuo desiderio di unirti ad un certo gruppo di persone ti comporti in modo diverso da come sei veramente? È così che ti comporti in questo momento? Anche se a volte pensi e senti che non ti piace farlo, lo fai, sia per accontentare gli altri, sia per non sentirti abbandonato. Non importa per qualsiasi ragione, ma questo in un certo senso implica anche che ti stai lasciando da parte. Se tu smetta di essere te stesso e ti comporti come gli altri si aspettano, non è sano per la tua autostima. Pensaci un attimo e ti rendirai conto di come ti colpisce non permetterti di essere te stesso. 5. Valorizza quello che sei. In questa società di consumo in cui viviamo, tendiamo a valorizzare molto di più ciò che facciamo e ciò che abbiamo, di ciò che siamo. Nessuno ci ha insegnato che semplicemente perché esistiamo siamo già meravigliosi. Non devi avere una vita da sogno per sentirti prezioso. Semplicemente con il semplice fatto di essere chi sei già, con tutto ciò che ti piace di te stesso e ciò che non ti piace, sei già
un essere eccezionale. Non dimenticarlo mai e comincia a dare valore a te stesso. Sei. Accetta te stesso come sei. Un'altra terribile mania che abbiamo è mentire a noi stessi, dicendoci che quando saremo più magri saremo migliori, quando avremo più successo saremo migliori, quando avremo più soldi saremo migliori. E cosa succede? Che ora non ci meritiamo di amarci e sentirci bene anche se non abbiamo tutto questo. È molto ingiusto non accettarti come sei, senza condizioni. Il resto verrà o no, ma da oggi si può iniziare ad amare e accettare se stessi senza condizioni. L'autoaccettazione è il percorso diretto verso una sana autostima. 7. E smettila di essere così esigente con te stesso. Sai cosa succede quando ti chiedi sempre di più e di più a te stesso? Quali pensi che siano le ripercussioni per la tua autostima un elevato livello di autoesigenza? Fare richieste irragionevoli a te stesso non ti aiuta ad avere pace con te stesso e a trattarti con amore e rispetto. Forse ciò che chiedi a te stesso in questo momento non puoi dartelo perché non hai risorse sufficienti. Sii più indulgente con te stesso e permettiti di darti quello che puoi in ogni momento, ma senza schiacciarti o chiederti troppo. Come puoi vedere, queste abitudini sono molto semplici e veloci da applicare. E la realtà è che avere una sana autostima non deve essere qualcosa di così complicato. A volte cerchiamo complicazioni per aumentare la nostra autostima e non ci rendiamo conto che con piccoli dettagli e abitudini puoi crescere molto facilmente. Devi solo essere costante e connesso a te stesso. Se fai cose che significano che ti ami, è quello che sentirai perché agisci per amore e rispetto a te stesso. Spero che tu possa mettere in pratica queste 7 abitudini. E dimmi cosa ne pensi di questo argomento e inizia ad amare la persona più importante della tua vita, che sei tu. Ti mando un abbraccio dal profondo del mio cuore. A presto, ciao!